Bentornati a Dindon Art, bambini, bentornati all'appuntamento con la creatività. Anche questa settimana qualche idea creativa. E ci stiamo addentrando in quello che è ormai il tempo di Natale. Mancano veramente poche settimane a Natale e bisogna iniziare anche a mobilitarci per decorare, per rendere la casa molto molto più carina. Iniziamo, ma dalla settimana prossima inizieremo invece con uno studio rinnovato in clima natalizio. Adesso iniziamo a creare qualche cosa di simpatico per la nostra porta, per rendere il clima di Natale già presente. Ho pensato a questa ghirlanda di carta, veramente si realizza semplicemente, guardate un po' il segreto, c'è il piatto di carta, quindi si realizza con un piatto di carta, cartoncini colorati che abbiamo in casa, qualche piccola decorazione, la nostra colla a caldo al solito, e si realizzano cose molto molto simpatiche, partendo con nulla. L'importante è dare un valore al materiale che abbiamo, quindi quel materiale, se assume un valore, diventa qualcosa di importante, anche un piatto e della semplice carta. Allora, andiamo a vedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma abbiamo già visto, e soprattutto come si realizza. Eccoci tornati, vi dicevo, ci occorre veramente pochissimo materiale per realizzare la nostra bella ghirlanda. Ci occorre un piatto di carta, non di plastica, ma quelli di carta sono più pratici per il lavoro che dobbiamo fare. Di qualsiasi colore, tanto andrà ricoperto completamente e quindi non si vedrà. Dei fogliettini di carta, la carta per le stampanti, per capirci, colorata, io li ho utilizzati verdi in modo tale da creare l'effetto dell'agrifoglio, e del cartoncino rosso che ci occorrerà per realizzare le varie decorazioni. Prima operazione da fare, prendiamo il nostro piatto di carta. Se vi renderete conto che il piatto ha già un bordo prestampato, quindi sarà semplicissimo tagliare una forma circolare. Inseriamo le nostre forbici e asportiamo tutto quello che non ci serve, vale a dire dal piatto dobbiamo asportare una parte circolare che taglieremo facilmente seguendo la linea del piatto. Così dovremo ottenere una specie di ciambella, per capirci, di circa 3 o 4 centimetri. Ripeto, il piatto non occorre un colore particolare perché tanto andrà ricoperto, quindi dal piatto dobbiamo asportare tutta la parte centrale e creare questa sorta di buco all'interno. Operazione successiva è prendere i nostri cartoncini, io li ho tagliati di questa dimensione, ma ne occorre metà di questo, quindi li tagliamo in due, quindi così, ne basteranno parecchi, in questo modo. Andremo a fare alle estremità delle punte, così, in modo da creare una sorta di fiocco, per capirci. Lo avvolgeremo intorno al nostro piatto e con una punta di colla a caldo lo fisseremo, quindi una punta di colla qui lo fissiamo e una punta di colla qui lo fissiamo, in questo modo. Quindi la prima parte dovrà essere fatta così e da qui tutta la circonferenza, quindi andremo a creare le punte, quindi lo facciamo per tutti i nostri foglietti, li compattiamo insieme in modo tale che velocizzerò un pochino il tutto e tagliamo le nostre punte, così, così e così. E andremo ad attaccare uno alla volta tutti i nostri fogliettini di carta, così. Andremo a camminare ancora avanti. Ancora. Quello che rimane vuoto poi lo andremo a ricoprire successivamente, quindi così, così, ancora. Un'operazione abbastanza semplice, però bisogna essere precisi, altrimenti l'effetto non è quello che vogliamo. Bisogna seguire intervalli regolari nella costruzione. Mettiamo un po' di colla qui. Stessa cosa facciamo da quest'altra parte, in modo tale che poi tutte le parti verranno sistemate. Gli spazi vuoti che vedete adesso non coperti poi andranno ricoperti con un'altra parte di decorazione. Ancora andiamo avanti, quindi prendiamo la seconda parte, attacchiamo e un punto di colla a caldo. Lo potete fare anche con la colla stick, però questa a caldo diventa più rapido e il lavoro è un pochino più pulito. Tagliamo le punte,
quindi preparate naturalmente prima tutto il materiale, poi iniziate a lavorare. Tagliamo le punte di tutte le parti che ci occorrono e continuiamo ad attaccare ancora da questa parte. Prima le poggiamo con le mani e poi con una goccia di colla fissiamo il tutto, così. Ancora continuiamo e lo facciamo per tutta la circonferenza. Ripeto, questo lo possono fare anche i bambini più piccoli, se supervisionati da un genitore possono farlo tranquillamente, diventa divertente. Questa ghirlanda può essere utilizzata per la porta di casa, per il nostro condominio, insomma per tutti gli ambienti che vogliamo rendere ed addobbare un pochino più in tema natalizio. È simpatica, economica, naturalmente le possiamo fare anche più piccole utilizzando ad esempio i piatti quelli per la frutta, quindi verranno delle ghirlande leggermente più piccole. Ancora andiamo avanti, ripeto, l'operazione è un po' monotona perché è sempre da fare lo stesso incollaggio, però è necessario per rendere la ghirlanda completa. Ancora di qua, colla a caldo. E ok, siamo quasi addirittura d'arrivo, manca pochissimo, poi andremo a completare le altre parti mancanti con il restante delle decorazioni, ad esempio piccole foglie di agrifoglio, realizzeremo le bacche rosse, dei fiocchi, quindi che lo renderanno ancora più natalizio. Ancora, ne mancherà qualcuno, terminiamo le ultime strisce, così completiamo e avrete la possibilità di vederlo terminato. Chiudiamo. Tagliamo le punte, così, e terminiamo con le ultime parti da incollare. Questa qui. Ok, ci siamo quasi. Perfetto. Abbiamo terminato nel senso della circonferenza, cioè tutto la nostra ghirlanda è piena. Adesso bisognerà riempire quei piccoli vuoti che abbiamo a disposizione. Prendiamo ancora della colla a caldo, la mettiamo qui all'interno, quindi ci sono ancora delle parti non coperte che copriremo in questo modo, poggiando e mandando indietro, così. A questo punto ancora tante parti risultano scoperte, ma che cosa faremo? Andremo a creare le varie decorazioni. Allora, come si realizzano foglie di agrifoglio? Le foglie di agrifoglio, senza disegnarle, io faccio direttamente dal foglio, si realizzano tagliando dei mezzi cerchi in questo modo, in modo tale da creare la particolare foglia natalizia. Quindi le mettiamo ad esempio tutti e tre con un goccio di colla a caldo, così, le mettiamo qui e quindi copriranno questa parte che era visibile. Ancora tagliamo delle sfere rosse ad esempio, belle grandi, in modo tale da creare le bacche della ghirlanda. Le mettiamo un po' sparse in modo tale da coprire tutto. Qui ad esempio era una zona particolarmente scoperta, allora la riempiamo così. Ancora di qua, non ci preoccupiamo della parte superiore, penso a questa parte, perché poi andrà messo lì un grande fiocco che coprirà tutto, quindi non ci sono problemi. Ancora qualche foglia di agrifoglio per coprire. E poi passeremo a realizzare il nostro fiocco e a completare il tutto. Ancora qualche. Per realizzare il nostro fiocco prendiamo un foglio rosso completo, eccolo qui, lo pieghiamo in due in modo tale da avere due parti simmetriche e si realizza a metà del fiocco, in modo tale che poi aprendolo abbiamo il fiocco completo. Vedete? Così. Una goccia di colla. Mettiamo qui al centro due belle strisce di carta, le tagliamo dritte, facciamo i tagli del fiocco, così. Ok,
mettiamo un po' di colla, le attacchiamo insieme, alziamo un po' in modo tale da togliere l'eccesso, mettiamo un po' di colla e praticamente il nostro fiocchettino è bello che sistemato per la nostra ghirlanda. Vedete che carina? Abbiamo realizzata veramente con pochissimo materiale, fogli di carta, un piatto ed è pronta per rendere la nostra porta di casa o del palazzo un pochino più natalizia, un pochino più bella. Bene, spero vi sia piaciuta, noi ci diamo appuntamento la settimana prossima con tante idee sul Natale. Dalla settimana prossima iniziamo questa corsa fino a Natale che ci porterà a realizzare tante cose molto molto, molto simpatiche per la casa. Dondino vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre su Teleuniverso, sempre con Dindon Art.